Sentito l'odore del caffè, ma questo è per mio marito che sta rientrando dal turno di notte, vattene! Ma che caffè, io sono venuto per te, amore stravolgente, tieni, ti ho riportato anche la corazza. Oh no, Luigi, oddio mio, vattene! Ma dove vai? Vieni qui, fatti abbracciare. Basta, Luigi, ma non è ancora abbastanza. Io non ho mai abbastanza di te, lo sai che appena ti vedo mi commuovo. Io mi commuovo. Vattene a casa, muoviti, perché se torna mio marito, ce la fa venire lui la commozione cerebrale, Luigi. Possibile mai che ogni mattina c'è questa tizia nel cesso? E chi è? La cagatrice fantasma? Cosa ne so io? Toh, prendi caffè, dai. Somigli davanti alla sera, fioriscono o no? Ancora no, commendatore. Beh, falli fiorire subito. Sarà fatto. E tu con quei vetri, la ora di gomito. Sì, commendatore. E te pulisci le macchine. E poi fai il pieno a tutte. Bene, commendatore. Ehi, avete portato la colazione a mia figlia? Subito, commendatore. Le brioche sono arrivate adesso. Buongiorno, signora. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Cicciolino. E non chiamarmi Cicciolino, almeno davanti al proletariato, no? Chiamami Giangi, come mi chiamano tutti da... Fiorino. Vieni, amore. Senti, me lo fai dare un morsetto? Ma prima me lo dai, poi vai a mangiarlo tu. E mangiatelo sto coso, no? Sono nervosetto stamattina, Guarda, c'ho le palle che sembrano un frullatore. Guarda qua. Andiamo bene, sai. Andiamo proprio bene. Guarda, sciopero e singhiozzo. Probabile chiusura del canale di Suez. Porca Eva, hanno rapito il Manzotti. Quello dei concimi chimici. 1,2 miliardi di riscatto. Qui la compagnia si assottiglia. Dammi un tranquillante, va. Neanche un fremito. Ah, il fremito. Guardalo qua, il fremito. Nuovo giro di vite sui crediti. E sai cosa significa? Che se va avanti così, dovremo lavorare coi nostri soldi. E allora? Ma certo, a te cosa importa? Pensi solo a quella cosa lì, pensi? Io penserò solo a quella cosa lì, ma te però non ci pensi più. E io intanto per agitarti tutta la notte qui, conciata come una troia, con i tacchi a spillo che mi fanno anche male i piedi. Per agitare me?
Ma se sembri Zorro sempre. Ah, sembro Zorro, ma una volta queste cose ti eccitavano. Cos'è che ti eccita adesso, Gianluca? Dillo. La fiera del Levante. Ah, sì, la fiera del Levante, vero? Allora lo sai che cos'è che ti dice la tua Maria Luce, cicciolino bello? Che da oggi in avanti tacchi a spillo, te li metti te. Sono proprio stufa io di fare la pagliaccia per niente. Mi eccito. Buongiorno. Da presto parlare. Sei tu che non mi ecciti. Poi 15 anni, la solita minestra, poi anche l'ambiente. Guarda qua. Guarda. Sembra un museo delle cere, sembra. Sì. Desidera qualcosa, dottore? Giangi! Violante! Come stai? Sei uno splendore. Come mai a quest'ora? Ah, guarda, un'alzataccia. Sai, facciamo un salto in Svizzera io e la Maria Luce per comprare dei cashmere. Mi fai accendere? Quando parte quel Doberman di tuo marito? Mio marito è ancora a Milano. Appena parte ti telefono. Ciao, tesoro! Ciao! Pelandrone, che cosa fai? Non hai fabbrica? Ma papà... E non chiamarmi papà! Il fatto che tu abbia sposato mia figlia non ti autorizza mica. Io per te sono sempre il commendator Balestrazzi. Va bene, va bene. Ecco, e muoviti, che sei in ritardo. Ma sì, minuto più, minuto meno, mica devo timbrare, no? Peggio! Tu sei il padrone, devi dare l'esempio. E ricordati tutto quello che ti ho detto. E non dimenticarti niente. E fai tutto per bene. Rostosi. Rostosi un caso! Prima di tutto la rosto l'ho comprata io. E poi che cosa fai? Sei ancora lì? Qui va a finire che un giorno o l'altro mi ci entri in fabbrica con la Rolls. Ma come te lo devo dire che se l'operaio vede la Rolls e si incassa? Caramelle, la 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 la, quella! Varigotti Maria Grazia, reparto 5 finissaggio. Hai visto che sono un fisionomista? Dai io? Luigi, non fare lo scemo, guarda piuttosto cos'ha questo motorino che faccio tardi. Motorino? Perché cosa c'ha questo motorino? Mi sa che questa qui è una riparazione complicata. Oh mamma, e adesso come faccio? Niente paura, c'è qui il Carminati della manutenzione. Sei proprio un diavolo te. Guarda il tempo che mi hai fatto perdere. E lo chiami tempo perso. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? La 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 la. Orca, ma adesso ti metti anche a bianche. Vedrai che quelli della fabbrica ci sniacano una multa da levarci il pelo, guarda. Il motorino è ancora rotto, cosa tiri giù? Ma quale rotto? C'era soltanto chiuso la benzina, no? Oh, ma sei proprio un bel furbo, te. E allora mi vuoi spiegare come facciamo ora ad entrare in fabbrica con quello spione di guardiano che c'è? Lasciati servire, c'è qui il Carminati. Uno dei nostri camion, apri!
Memo da direzione generale a tutti i capi reparto. Provvedere urgentemente nuovo controllo costi produzione in relazione errori presso fusione e aumento materiali fusibili. Oh cazzo! Allora, signora Omo Rimasti. Dunque, all'aumento costi dei materiali o cazzo? Ma che cosa dice? Scusi, dottore, pensavo che fosse un rafforzativo, dato che è un memorandum interno. Ma no, tagli, tagli, per carità. Andiamo avanti, prenda nota. Eccola lì la bestia. La brutta bestia. Eccolo là, l'ho visto. Beh, lì c'è qualcuno, lì c'è qualcuno. Dove si è cacciato, si è clissato, eh? Adesso, oddio. Ah. Si mimetita, si eclissa, è un effetto... Eccolo, eccolo là! Sì, eccoli là, l'ho visti! Oh, 50 minuti di ritardo! E io che sono il padrone vengo mezz'ora prima, vigliacchi! Ma se non ci fossero i sindacati, giuro che li assassinerei! Ma perché non posso assassinare un operaio, è mio! Adesso chiamo la portineria. Sì, dottor Tosi. È passato qualche ritardatario? No, dottor Tosi. Veramente qui non è passato nessun ritardatario. Sei sicuro? E certo che sono sicuro, dottore. Avrebbe dovuto timbrare. E all'orologio di controllo c'è un operaio della manutenzione che lo sta riparando. Anzi, aspetti che glielo chiedo anche a lui. Dì, Luigi, hai mica visto passare un operaio in ritardo? Chi, io? Sì. No. Anche lui non ha visto nessuno. Va bene, parliamo dopo. Tenete gli occhi aperti, Dottore, stacco le linee. Dove eravamo rimasti? No, brutte bestie, eccoli là, vi ho visti, lì c'è ma qualcuno. Non parlavo con lei, parlavo col cortile. Chi? Continuiamo la prossima volta, mi ridia le linee. Pronto? Pronto, ditta palestra Zettosi? Mi parla il ministero. Sì, ma mi stanno chiamando sull'altra linea, aspetti un momento. Pronto, sì. Sì, siamo indietro con la produzione, sì, ma pronto? Sì, un attimo, per piacere, ci sono, sì. Pronto? Pronto? Ma mettetevi d'accordo fra di voi. No, no, se mi siedo a tavola ho sonnolenze e bruciori per tutto il giorno. Lei vada, io mi arrangerò in qualche modo, grazie. Ci vediamo tra un'ora. Quando ti vedo mi si blocca lo stomaco. Guarda qua, pillola per digerire, pillola per digerire, la pillola per digerire. Biscotti al latte. Si farà una vitaccia, però si hanno delle soddisfazioni. Grazie. Ecco qua, colazione da Tiffany, dieta macrobiotica contro le gastriti da incazzatura. A questo siamo arrivati. Vediamo cosa passa oggi la mensa. Cos'è quel pentolone lì? Olio. Senape, salsina. Ma questo chi è? È un operaio anomalo. Mai visto? Tac, tac, tac.
Ma cosa fa? La mangia? La assapora! Ne mangio un altro piatto! Adesso il Carnacina scriverebbe il libro Come si muore a tavola. No, no, ma questo qui è un fakir umano. Ma che cos'ha al posto dello stomaco? Una betoniera. Non c'è niente da fare, sopravvivono. Il fisico della manodopera ha qualcosa di incredibile, di soprannaturale. Lufthansa. Chi? La Lufthansa è la nuova parola d'ordine, apri. Ciao, Bombi. Ciao. Ciao, gigante buono. Ti è piaciuta la nuova parola d'ordine? Sì, ma è una parola straniera. Non ti devi dimenticare che mia moglie ha studiato ad Heidelberg. Bombe. Ma cosa hai fatto? La doccia col profumo? Sai che mia moglie ha un naso? Faglielo rifare allora, tu puoi. Ma non intendevo come forma, no? Dai, vai avanti tu che mi vengono in mente delle cose. Ecco, mi è venuta in mente una poesia. Te la racconto subito, se no me la dimentico. Il titolo è Oggi come oggi. Quando ti vedo amore, oggi come oggi mi rapisce la poesia. Tu diventi una nube d'amore e mi piace il tuo culo. L'hai fatta tutta tu? No, metà l'ho fatta io e metà l'ho copiata dal titolo di un libro. Bravo. Grazie. Attenta alla testa. Ma che cosa hai fatto? Oh. Ti avevo detto attento alla testa. Perché non mi hai guardato? Porca miseria, che giornata. Anche in ufficio, avvocati, sindacati, rubinetti, citofoni, telefoni. Ecco, vedi, mi sono dimenticato di telefonare a casa. Prepara l'aeroporto, dai. Sì, certo, Bombi. Signora, il dottore al telefono. Grazie. Pronto, sei tu, Gianluca? Dov'è che sei? Sono in aeroporto, sono venuto a accompagnare un mio cliente per le ultime modalità. Non aspettarmi, sai, molto probabilmente farò tardi, sai, sono cose che per farle bene ci vuole il suo tempo, Eh già, e tornerai tardi, come al solito, stanco morto. Sì, è altamente probabile. Con un cerchio alla testa e la schiena spezzata. Credo di sì, spero di sì. Insomma, è inutile che mi aspetti. Dammelo a me, l'imbecille. Sei tu? Sì, sono io. Si può sapere dove sei? Sono all'aeroporto, non si capisce? Ah, bene, non fare lo stupido, prendi nota. Sì, Prendi nota? Domani mattina, per prima cosa, rastrella tutte le immobiliari in Milano, a 350, massimo 352. Uè, ma stai scrivendo? Sì, sì, sto scrivendo su un pezzo di... blocco. 352... Sì, 1750, ti capì? Carlo Erba, 1750... 1750. Uè, ma cos'è? Non si sente più niente. Pronto? Cosa succede? Si è fermato. Come si è fermato? Si è fermato l'aeroporto. Si è fermato l'aeroporto? Forse uno sciopero. Uno sciopero a gatto selvaggio. La solita musica, eh? Oh, Bombi. Gli mischio un po' di giornale radio. Così facciamo. Nebbia in dissolvimento. Visibilità ottima. Meglio, abbiamo eh? Trasmesso le previsioni del tempo. Qui tutto a posto? E questo cos'è? Perché questo soldatino è stato messo qui? Chi ha messo il soldatino qui? Il soldatino ci deve guardare a far lavoro da qui e non da qui. Se mi spostate i soldatini allora è finita. Mi prende una cosa qui e non combino più niente. Dai, facciamo questa atmosfera. Altrimenti svacchiamo. Dai, vieni.
Sì, sono io il tuo biscione, viscido e servile. I soldatini di tutto il mondo ci osservano. La tua virilità selvaggia mi fa paura. Sì. Sì? Mi fai sentire donna, mi stravolgi. Mi stordisci. Ultima notizia del giornale radio. La situazione in Medio Oriente rischia di precipitare. Il presidente Sadat ha deciso di chiudere il canale di Suez. Puttana troia! Sì, sì, puttana e troia! Ma non dicevo! Le conseguenze di questa improvvisa e grave presa di posizione si ripercuoteranno pesantemente sull'economia mondiale. Ma che cosa succede? Come al solito saranno i paesi più... Cosa succede? Mi chiudono il canale e sai cosa succede? Embargo sul petrolio, i prezzi degli idrocarburi salgono alle stelle, il prezzo del cemento rimane stazionario, regresso dell'edilizia. E rubinetti dove me li metto io? Dove me li metto? Dove me li metto i balestrati, i rubinetti? Dai, tira fuori il telex, devo fare un telex, avanti! Guarda qua, neanche un telex! Con tutte le stronzate che ti compri! Bisognava prima! Prima quando? Prima! Quanti ne abbiamo oggi? 9! Ecco, ieri bisognava pensarci! Ma dove vai? Se non riesco a fare un telex entro 17 minuti, il balestrazzi mi strappa le balle. Per quello che ti servono. Prego? No, niente. Ah. Lui! E pasta e fagioli! 30, trade meeting. Per lei è ok? Ma parli italiano, non mi rompa le balle! Ma... E cosa fa? Cosa fa? Taglia il pane con la mia sega! Logora la mia lama! Non posso credere ai miei occhi! Ah, mangia panini a tradimento, ti arrangio io, sai? Il reparto 2. Pronto! Qui Tosi! Comandi! Chi è quello lì? Senti, io mi sono stufata di passare tu... Per prima cosa domani mattina mi fai un bel rapporto. Pronto! Pronto! Puoi pure andare al cinema. Pronto! Nell'assemblea di oggi dobbiamo votare tutte quelle proposte che abbiamo discusso ampiamente nella precedente assemblea. Punto primo, il tempo di riposo fra due turni. Chi è d'accordo alzi la mano. Bene, la proposta è approvata. Passiamo adesso al punto 2, la questione dei cottimi. Ah, questo sì che è un argomento allegro. Ma Carminati, cosa stai facendo? Il mio lavoro, l'ho appena detto, manutenzione. Sì, perché io manutengo. Carminati, noi qui dobbiamo parlare dei cottimi. E invece a te ti conosciamo, tu hai sempre in testa. E cosce il sito. E tu? Tu cosa c'hai sempre in testa? Il pallone. Ci rompi le balle dalla mattina alla sera con la Juventus e il Napoli. Sei l'unico in Italia a saper tutta la formazione dell'Avellino, riserve, presidente compreso. E lui? Lui cosa c'ha sempre in testa, eh? Diabolic, satanic, eh? Beh, io c'ho in testa le donne. Ma vivere, avete presente? A me come mi sta sulle balle questo pasta e fagioli qua? Ah, bravo! Allora, secondo questa tua bella filosofia individualistica, noi dovremmo rinunciare alla lotta e consegnarci con questo tuo sorriso sulle labbra allo sfruttamento del padrone. Il padrone? Ma io nemmeno lo cago quello lì. Io sono 2 anni che lavoro qui dentro e non so nemmeno che faccia di merda c'ha il padrone. Io tanto gli do, lui tanto mi paga. Ma una volta fuori dai cancelli, stop, io gli vado in culo al padrone. Il Carminati dice un uomo come il padrone. Siete voi altri a farvi condizionare. 8 ore sotto il tallone di ferro e poi tutto il tempo libero a rodervi il fegato e a parlare di lui. Che poi, mentre noi stiamo qui a incazzarci, sapete cosa ha fatto lui? È andato a casa, si è fatto la doccia con l'acqua di Colonia, ha scopato la moglie e 4 amanti e adesso lì che si abbuffa caviale e champagne alla faccia vostra. Caviale e champagne, eh? Vigliacco! Carminati! Caviale e champagne, pillole e biscotti al plasmon, mi avete fatto venire l'ulcera, voi e mio suocero Balestrazzi. E mentre la lotta è per me, comincio un'altra lotta, con mia moglie. E che lotta, altro che lotta di classe. Poi insomma, oh, chi è il padrone qua dentro? Chi li fabbrica questi maledetti rubinetti? Io! Chi ha la Rolls Royce? Io! E non la posso usare perché voi vi incazzate! Ah, vi incazzate? E io la uso! E da oggi in poi nessuno si deve permettere di dirmi qualcosa. Fuori e in casa! Pronto Arturo, non dire a mia moglie che ti ho telefonato. Vai in garage, senza farti accorgere, portami la Rolls, al solito posto. Viva la libertà! E adesso che hai la Rolls, sei contento?
E allora cosa fai? Dove vai? Avanti, spiegare, spiegare. Il gigante buono sarà ancora al cinema. Chi sono quelle due lì? Cosa c'è? Un esodo? Per chi mi avete preso? Per i Carminati? Sì, perché il Carminati sarebbe sicuramente fermato a caricarle quelle due qua. Vai. Momento. Perché io sono più fesso del Carminati? No. Queste due qua le carico io. Ci mancherebbe altro. Ma che roba, ma che roba. Mi scusi. Ma scusi, ma guardi cosa ha fatto, ma le pare possibile? Ma poteva fare un po' più di attenzione, scusi. Ha ragione, è stato un bambino, mi ha attraversato la strada. Poi siccome questa macchina è molto alta, invece la sua è molto bassa, poi vede anche è molto più corta. Poi guardate che colore anonimo. È un fine 68. Comunque, la colpa è mia. No, guardi, la colpa è di tutte e due. Ero distratto anch'io, poi la masarotta. Colpa mia, colpa sua. Se sto qui a ascoltare questo qui, stiamo qua tutta notte. Invece noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo quello che ci aspetta, eh. Dai, sul macchino. No, un momento, non mettiamola giù dura, eh. Non facciamo il furbo. Sì, lasciate fare a me. No, scusi un attimo, per piacere. Signor. No, guardi, la colpa è mia. Cosa sarà il danno? Una trentata. Io le do un 100 e lei è bello. Guardi, come non mi dia niente, io sono qui con della gente. Poi non posso star qui tutto il giorno. La mascherina era già rotta. Scusi, sali in macchina, amore. Sali anche tu, dai, via. No. Allora, facciamo una cosa, no? Aspetti un momento. Sì. Allora, mentre lei sta a fare il carro attrezzi, io accompagno le due ragazze, eh? Guardi, il carro attrezzi lo chiami lei, perché avendo una macchina molto alta e di color marrone, può darsi che si sia rotta, capisce? Queste qui non hanno mai niente, queste qui sono basse, sono piccole. Guardi, devo andare via con le ragazze. Scusi, eh? Si è sentire, scusi. E così hai fregato le donne al tuo padrone, Carminati? Bene, io ti mantengo e tu mi fai sabotaggio femminile. Ah, ma non finisce mica così, sai? Sì, sì, ma anche te, belle tutte due. Ma sì, statemi vicino, ma dove la trovate uno come Carminati? Sì, datemi tanti baci. Io non faccio per vantarmi, ma ho un certo intuito nelle cose. Sì, sono considerato l'erede del Latin Lover. Insomma, il milanese Lover. A me non mi interessa quello che dicono di me. So che io rimorchio sempre. Buongiorno. Ciao, Fangio. Anche voi qui, che combinazione. Sì, anche noi qui. Io stavo andando lì, ma se vuol sedersi qui con noi, andare lì vada. Allora mi metto io le donne qui. Le blocco. Io vengo poi sempre qui, perché ho posto dove conosco tutti. Per questo siamo tutti amici. Parlez-vous français? Hai capito, dritto? Senti una cosa. Do you speak English? Adesso questa tizia qua, hai ragione, non è il tuo tipo. Io sono uno che spara. Perché si dolce? Noi siamo svedesi. Allora bevo anch'io un po' di vino. Ha detto siamo svedesi, noi siamo svedesi. Mi vino da caldo, molto caldo. Allora ti spoglio io. Vai di là. Cos'hai? Allora spoglio l'Elena. Oh, Elena, ma dov'è che vai? Ma porca miseria. Poi a me piacciono queste qua, le nordiche mi piacciono, sempre disponibili, fresche, bionde, mi danno il brivido, hai capito? E io c'ho sempre la baionetta pronta, fammi accendere, va. Ma noi ci siamo già visti, no? Ci siamo già visti, sì, ci siamo appena tamponati. No, ma io non dicevo prima, dicevo prima. Guarda, io gli uomini non è che li guardi molto. Poi te, sinceramente, mi sembra di non averti mai coperto, scusa, eh. Non può essere magari che ci siamo già visti magari in una fabbrica? Ma non dirmi che anche te lavori in quella fabbrica di merda. Bravo, bravo, bravo. Vai avanti a lavorare, bravo. Fabbrica di merda. Costa 8 miliardi quella fabbrica lì. È una fabbrica. Ah, ho capito chi sei te. Te devi essere uno di quei rappresentanti rotti in culo che vanno sempre in giro vestiti bene. Guarda come sei elegante. Sì, di quelli leccati, pronti a alzare il grano, puliti, pieni di zucchero e comodi. Ho capito. Come sei simpatico, tu. Ma le donne bisogna tenere allegre, come si dice, donna ridente, mutanda calante. Donna ridente, mutanda calante. Senti, visto che il caso ci ha riuniti, io stasera non ho niente da fare, potremmo stare insieme. Ah, ho capito, vuoi aggregarti alla compagnia, eh? Vabbè, io sono d'accordo, però si divide tutto, soprattutto il lato finanziario. Va bene, offro io, anche da segnalarti un localino molto discreto, al suo perché? Con le volendo. E noi vogliamo. Esatto.
got. Eccezionali, eccezionali. Non posto, signori. Si mangia veramente bene in questo locale. Complimenti, oggi fa più caldo di ieri. Con chi gioca al Milan domenica, sa che forse Rivera compra l'Italia. Cos'è la posta? Sono pronte le camere. Ragazze, sono pronte le camere, sì? Andiamo su a imbrandarci. Ma per piacere. Va bene, ma scusa, sono qui a fare tutti la stessa roba, o no? Io vado a telefonare. Ma aspetta che veniamo anche noi. Dai, muovetevi. Altro che telefonata. Dai, ragazze, che si va su in camera. Buon divertimento. Lei, su col pepe, vada giù di pepe. Arrivederci, ci vediamo tutti su. Ecco. Osti, che bello. Che bello, sembra di essere in un teleromanzo. Te l'avevo detto, una suite. Che bello. Vedi, lì c'è la porta e si chiude. Sì? Poi di là c'è un'altra camera, tu vai di là con lei. Dai, io sto di qua con lei. Guarda, se senti, non ti preoccupare, sono io che sono di là che sto trapanando. Ciao, biondino. Biondino, se sapesse chi è il biondino, vedi il trapano come gli si inceppa subito. Ti piace qua? Bella. L'atmosfera c'è, bisogna essere sinceri, l'atmosfera c'è. Qui al rifugio c'è l'atmosfera. Guarda qua, c'è la statuina, non è un soldatino, ma lo mettiamo qua, che guarda verso di noi. Se vogliamo essere pignoli, mancherebbe il biscione elettrico e il giornale radio. Però l'atmosfera c'è. Adesso ti preparo un cocktail che è una bomba, poi vedrai cosa succede. Tu devi sapere che questa era un'antichissima villa patrizia e un mio parente, quello che ha inventato il gioco delle coppie, nel 1860, nel 60... quanti ne abbiamo oggi? Nel 1962 lui aveva fatto in modo di adibirla a circolo del bridge. Ma che cosa fai? Ma signorina, scusi, ma che cosa ha fatto? C'è quel cocktail, si è privata degli abiti. Omo italiano è fuoco, omo italiano è amore. È un momento, se uomo è uomo, non tutti gli italiani sono uguali. Ognuno di noi si porta presso un bagaglio culturale di tradizioni, di... E poi non credo che il mio bagaglio sia lo stesso del trapanatore umano. E queste sono cose che vanno considerate. A me, per esempio, questo rumore mi fa girare le balle, ecco. E poi anche lei, scusi, mentre faccio il cocktail si spoglia, spegne la luce, l'atmosfera dovevo farla io. Mi fa meraviglia, guardi, che proprio lei, una svedese, un popolo che si porta presso un bagaglio di tradizione fatto di nani nel bosco, fatto di mandre di renne, di aurore boreali, di babbi Natale. Ma è fantastico! Insomma, finse di sbavatussi! Come? 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 Maledetto Luigi. Iacco! Iacco, come fai a far impazzire così le donne, Luigi? 3 in 10 minuti ne fate. Finita una sotto l'altra, Luigi. E che cos'hai lì sotto? Il trapano? Trapano. Il trapano sifonato, Luigi. Ma Luigi, chi è Luigi? Chi Luigi? Ma cosa fai? Parli nel sonno? Ma lasciami dormire, no? Spegni la luce, Luigi. Spegni, Luigi. Prima di telescuola, questa era una fabbrica di quaderni a quadretto. Vecchio Balestrazzi vecchio, che sarebbe poi stato il nonno di mia moglie, l'ha trasformato in una birreria perché loro erano della provincia di Sondrio, ma lui aveva una sorella tedesca. Adesso, come potete vedere coi vostri piccoli occhi giapponesi, è un rubinettificio. Qui ho la mia attività, anzi ecco, tenga questo rubinetto,
forse potrà servire alla sua madrepatria. E da questa parte noi possiamo vedere, ah, di là facciamo i rubinetti acqua calda, di qua quelli per l'acqua fredda, poi di lì facciamo una specie, un rubinetto che attraverso un sistema di filtri mischia l'acqua calda e l'acqua fredda, uno per esperimento, l'abbiamo messo anche a casa di Alberto Lupo, poi non si è saputo più niente, forse era andato a fare una tournée, mo chi lo sa, adesso comunque da questa parte, rubinetto cromato, molto ricercato, è un detto della nostra fabbrica. Forse faremo anche un carosello con la Carrà vestita da rubinetto. Da questa parte facciamo il bagno dei rubinetti. Questi rubinetti andranno nei bagni di tutto il mondo. I rubinetti vanno nei bagni, noi invece facciamo il bagno ai rubinetti. Bagno, bagni, rubinetti e bagno. Questo è molto nella traduzione. Ciao vecchio puttaniere, ma dove sei stato che non ti si vede più, eh? Per piacere. Ma dai che questi non capiscono, e poi stai tranquillo. Ci cosa sono vuoi i giapponesi. Che vada in giro a raccontare quello che facciamo di notte io e te? Ma senti una cosa, perché non organizziamo una bella seratina con le due giappan? Ce ne scambiamo, gli facciamo l'onda col Kawasaki, eh? Piacere! Capo reparto! Al ma posto scusa, di lavoro! Ma sì, perché, subito, fatto? Dottor Tosi! Spedito alla catena di montaggio, Tosi. Via! Sì, Tosi, Tosi, con la T, come proprietario! Oh. Prego! Su, avanti, dai! Ma io sono la manutenzione! Va bene, adesso vai alla catena di montaggio. È un comunista, è un comunista! Dovete scusarlo, ormai nelle fabbriche succede di tutto. Da questa parte, prego. Buongiorno, dottor Tosi. Buongiorno, dottore. Buongiorno, cara. Mettere cosa? Devo ammettere che mi turba, ecco. In che senso la turba? È un mese che lo spio. Guardi, mangia come una bestia. Non ha problemi di digestione. È felice. Ma dico, ma lei ha mai visto un operaio felice? E poi fa l'amore continuamente, sembra una catena di montaggio. Ogni momento, in fabbrica, fuori, in ogni luogo, perfino nei cartoni. Nei cartoni? Sì, nei cartoni. Io dico... Io sono uno che adesso una posizione sociale ce l'ho, no? Disponibilità di liquidi. Guardi, dottore. C'erano gli becco una paralisi. Fu nell'autunno caldo del 69. Ma guardali! Vieni a vedere! Vieni a vedere! Ma cosa vogliono? Vogliono rompere il vetro! E da allora io lì solo, in prima linea, con tutti i problemi. E oggi all'improvviso vengo a scoprire che dall'altra parte del fronte c'è un nullatenente che se la spassa. Ma neanche lo scià di Persia, guardi. E cioè? Come cioè? Gliel'ho detto, fa l'amore tutto il giorno. Povera diavola, devo dire. E perché sintetizzare le teorie di Sigmund Freud, come dicono i napoletani, un gazzo non vuole benzire. Ecco. La musica va bene, ma va bene. Giornale radio, niente, non vorrei, sai. Soldatino a posto. È tutto a posto, perché sai, certe volte manca magari un particolare e va a pallino tutto. Facciamo l'atmosfera. E questo cos'è? La mia vita col laminato plastico di Antonio Brambilla. E io dovrei creare... Da qui da tre ore e non ti è scappato un... Questa mi sta sfuggendo.
Non la controllo più. Vuoi vedere che il Carminati è passato anche di qua? Vuoi vedere che è stato lui a spostarmi il soldatino? Guarda, giuro Carminati e questa volta te la faccio pagare, eh? Anzi, prendere nota. Pezzare, Reni, Carminati. Carminati Luigi, mi hanno trasferito qui. Carminati Luigi, mi hanno trasferito... Oh, senti un po', Carminati Luigi... Ah, va bene! Ehi, Galvisera! Cosa c'è? C'è uno nuovo! Anselmo! Spiega te a questo qui cosa deve fare! Beh... Tre, capisci, dottore? No, dico tre in un colpo solo. E io che mi do del tu con Gianni Agnelli devo tollerare? Eh no, non ci ho visto più, è anche umano, no? Insomma, l'ho sbattuto dei lavori più bestiali. Il Carminati è un operaio e l'operaio per 40 ore alla settimana è mio. E io ho messo sotto, fa il playboy, bene. E io gli spezzo le reni. Alla fine è crollato, trasportato d'urgenza in infermeria. Guardi, sarebbe morto anche Nembo Kid. Mettersi nei panni, eh? Nei suoi panni? Sì, solo così possiamo risolvere il problema. Potrebbe essere un'idea. Ma scusa, Gianji, mi vuoi spiegare? Avevamo una domenica libera, potevamo passarla nella mia villa all'Aveno e tu mi porti in fabbrica. Violante, io e te ne abbiamo combinati di tutti i colori. Anche questa volta ti troverai bene, sarà una nuova esperienza. Tu dici? Qui che cosa c'è? Hai capito il Carminati? Una camera cartonata. Si è fatto una garçonnière nella mia fabbrica, sto figlio di... Però che fantasia! Un'alcova nei cartoni. Ma lo sai che te sei un uomo imprevedibile? Che c'è dentro queste scatole? Ci sono i rubinetti. Rubinetti? Sì, questi sono tutti i rubinetti, li fabbrico io. Noi adesso facciamo l'amore fra i rubinetti. Non a tutti capita di far l'amore fra i rubinetti, Cosa fai? Mi spari? E se mi prende... ...vestito per visitare il reparto spedizioni, allora... Poi sono problemi di porte sporche, cosa le sai tu? In neanche due mesi mi hanno cambiato 8 reparti e uno più bestiale dell'altro. Adesso ti rivolgi ai compagni, bella faccia tosta. Com'è, non hai più voglia di scherzare? Ma cosa c'entra scherzare? È che qui mi stanno facendo piangere. Vabbè, porterò il tuo caso in commissione interna, sta tranquillo. Però ti devi rendere conto che certe vertenze vanno inquadrate in lotta generale. Intanto a me mi inquadrano in un locolo, ma del camposanto. Ma vuoi capire che sono perseguitato? A chi dai fastidio tu? Non sei un militante, non fai lotta politica. Insomma, prima di parlare di persecuzione, fatti una coscienza di classe. No, prima mi faccio le mutande di bandone, perché il padrone si è messo in testa di spaccarmelo, proprio a me. E perché proprio a te? Non lo so, non capisco. O meglio, qualcosa so, ma io di certe cose non parlo, io sono un gentiluomo. Lo vedi che non sei un proletario? È proprio lui! Ma cosa gli ho fatto? Ma cosa vuole da me quello lì? Io di quella sera non ho parlato con nessuno, non ho detto niente a nessuno, dottore, non mi schiacci. No, dottore. Sì, bravo, ti schiaccio, così mi rovini tutta la mascherina. Che macchina è?
È un fine 68. Guarda qua, sembra una scatola di caramelle. Vergogna. Ma sei matto ad andare così forte? E se mi si scarbura? E se mi rimo? Mi lasci lavorare, dottore, la prego, sia gentile. Ma cosa hai capito? Io voglio diventare tuo amico. Buona. Un momento, Guardi che c'è amico e amico. Ma in senso democratico, no? Ma metti che oggi come oggi magari un domani mi crollano le barriere di classe e sono costretto a un dialogo col proletariato. Ci vogliono le basi. Portami fuori un paio di volte con te. Voglio tastare il polso alle masse. Tastare? Tastare, tastare. E allora, come va con i lavori in Medio Oriente? Va bene, la trattativa è a buon punto. Adesso appena mettono l'acqua vengono a ritirare i rubinetti. Io sto facendo tardi, mi spiace lasciarti sola proprio oggi che è domenica, ma... Certo, per quel che si santifica la festa qui dentro, guarda, è sempre feriale. Io però non ho mica ancora capito dove è che vai. Gliel'ho detto, commendatore, c'è un congresso in Olanda sul filtro a perdite e la sua utilità. È una rottura di palle, ma devo fare atto di presenza. Oh, proprio una bella presenza. Almeno potevi farti la barba, no? La barba, ho avuto un sacco di cose da fare, me la farò in viaggio. Io devo andare, sto facendo tardi, scusate. Purtroppo i caravan non aspettano, Arrivederci. Uè, ciao. Ciao. Sono io, il Tosi. Ma, dottore. Non chiamarmi dottore, chiamami Peppino. Peppino. Dottor Peppino. Dottor Peppino? Ma com'è che ti sei conciato, dottor Peppino? Mi sono vestito da operaio, no? Operaio tra gli operai, così nessuno mi rompe le balle. E quelli lì chi sono? Operai, Peppino. Sì, operai. Vestiti così. Ma per forza, è domenica. Ma che cos'è, la festa di Ho Chi Minh? Tu mi stai portando nell'accampamento nemico. Ma dai! Che culo! Sorpresina! Ballano qualcosa, lo sa Dio cos'è. Collisce un'altra cosa, altro ballare, è un ballo col piacere di conversare, attaccando... Uè, te, cosa bevi? Vladimir. Cosa? Vladimir on the rock. Ma cos'è? Che cosa avete? Vino. Sì, di che qualità? Due, no? O rosso? Ecco, in bottiglia? Cosa vuoi che te le incarto? Guarda che io cerco di non prendere per il culo, sai, figurati sbaglio. Peppino, guarda che merce che t'ho portato. Ragazze, questo è il Peppino e queste sono Ivana e Mariolina, Molto lieto, Peppino. Cosa fai? Baci la mano. A me mi sembra matto questo qui. Io non ho baciato, io mi ero venuto da sbadigliare, loro ho messo la mano. Senti, dove lavori te che non t'ho mai visto? Peppino in questo momento è disoccupato. Mi dispiace. Andiamo a sobballare, dai, forza! Anch'io? Sì, dai che ci divertiamo, vieni. Si vedrà, praticamente resta tutto uguale. O dici sì, o dai, Peppino! No. Forse non sono capace. Su, prova, dai. Uno pratico. Ma è facile. Quindi se mi do da fare, mi vorrai scusare. Tempo non ne ho. Mazurka è come un'onda bionda, bella bionda, vale insieme a me. Se la testa fa girare, non ti spaventare, tienti stretta a me. Attaccandoti a Ventosa, a chi ti va, puoi proporre qualche cosa, far sentire... Hai visto Luigi che forza, Beh, simpatico, però non è che sia il mio tipo. Ti dirò, guarda, che anche a me mi sto un po' sulle balle, sai. Ma sai, io mi interesso di politica, lui invece è un qualunquista. Uno che pensa sempre a quella roba lì. Ma? Che schifo.
la luce viene va. Beh, adesso non esagerare, anche quella roba lì va bene. Siamo uomini, mica bestie, capito? Guarda là, esatto. Niente contatti umani. Senti, Peppino, sì? Ti andrebbe una fetta d'anguria? Una nevrosa, ballano qualcosa. Certo che mi andrebbe. Collisce un'altra cosa, altro bagliare. Mi dà due fette d'anguria, per piacere. Uè, piantala con quella mano lì, lascia andare, pago io. Oh, una signora. Cosa fai? Queste sono menate da borghese. Scusa, sei disoccupato, mica navighi nell'oro. E poi si vede anche da come sei vestito. Mica ti devi vergognare, sai. Chi si deve vergognare è quel porco di padrone che ti affama. Sai cosa gli farei io a quello sfruttatore lì? Lo butterei nel laghetto con una pietra al collo. Poi lo ripescherei, lo fucilerei e poi lo ributterei dentro il laghetto. Tu sei d'accordo? Beh, in linea di massima... Però oggi come oggi, anche fare una cosa così del parere ai sindacati, è ben seccante, no? Guarda, io per darti una risposta sicura, minimo minimo ho bisogno di 2 giorni di tempo. Adesso, tango! Forse magari t'ho seccato, tutto il tempo a parlare di politica. Figurati, guarda, non preoccuparti, tanto. D'altronde sai, parlare male dei padroni è l'unica cosa che a me mi eccita. Ti eccita? Sì, a parlare male dei padroni mi vengono le vampe di calore. D'altronde, con te posso anche lasciarmi andare. Sei un vero compagno, te. Compagno, altro che compagno. Senti, pensa se io fossi, non so, un padrone, sai, di quelli pieni di soldi. Mi faresti schifo, guarda. No, invece sono un operaio disoccupato. Pensa, mio padre faceva l'operaio, mia madre faceva l'operaia, mia nonna... Non ho più notizie di mia nonna. Sai come... È bello. Sì, sono porci, dimmi che sono un operaio, dimmi che il padrone è un porco. Sono porci, sì, sono operaio, sì. Aveva ragione il dottor Bauer, mi sembra che funzioni anche senza visione luminoso e anche senza soldatino, mi sembra proprio che funzioni. È bravo il dottor Bauer. Dai, tira la boccia. Ma cosa fai sotto quell'albero? Non lo vedi? Sto cagando, no? No, non si può, signorina. Ma qualcuno qui è diventato matto. Ci aumentano sempre il ritmo. Ma che cosa siamo diventate, bestie? È quello sfruttatore porco del padrone. Che vede, io il dottor Tosi lo conosco benissimo, dottore. Ciao Gianluca. Buongiorno dottore. Mi ha cercato nessuno? No, questo operaio qua. Cosa fa questo attaccapanni qua, proprio in mezzo al passaggio? Bisogna spostarlo, no? Ma dottore, Gianluca, scusa, io ti devo parlare della questione che... Colonnello, si ricordi di far riparare la porta, non chiude bene. Va bene, dottore. E poi fa dei rumori strani. Ma... Scusa, non per le palle con la... Tagliata la cosa, come farai senza la prolunga? 7, 8, 10 donne al giorno senza lo xilofono, come farai, Luigi? Ma Luigi chi è? Chi è Luigi? Luigi Caminati. Caminati Luigi Carminti. Ormai siamo arrivati agli incubi notturni, me lo sogno tutte le notti. Questa notte, per esempio, l'ho sognato che stava con Tarzan e con 2 valette di Pippo Baudo. Pippo Baudo? Sì,
Le confesso che l'inserimento di questo simbolo televisivo nella sua vicenda psichica mi disorienta un po'. No, no, poi Pippo e Tarzan sono andati via e lui è rimasto solo con le due vallette, capisce? Lei è sulle soglie della paranoia. Cerchiamo di ragionare. Ammettiamo pure che questo Carminati sia un mo' di seta, quel profumo, quelle cosce lunghe, signor Tosi. Dottore. Stavamo dicendo? No, stava dicendo una cosa interessante. Sì. Forse ho capito. Il Carminati con le donne di classe va in bianco. Può darsi. Sì, potrebbe succedere. E questo perché il Carminati, tolto di suo ambiente proletario e immesso in ambiente di classe superiore, subirebbe un trauma che provocherebbe in lui un blocco. Carminati, devo parlarti del problema del tempo libero. Non posso. Ho da fare. Carminati! Ho da fare! Carminati! Carminati! Luigi Carminati! Fermati! Luigi Carminati! Preso! Perché mi hai fatto correre? E se cadevo? E se cadevo e mi sporcavo tutto il vestito? Ma che sei proprio un pirla, eh? L'hai già fatte le ferie? No, dottor Tosi, non le ho ancora fatte. Non vorrei neanche farle, dottor Tosi. Anzi, se posso sto qui giorno e notte. Si può abitare qui, dottor Tosi? Preferisco che tu le faccia le ferie. Ma veramente in questo periodo è molto liquido. Va bene, offro io. Facciamo una crociera con la mia barca. Va che ci sono anche le donne, eh? Roba di lusso. Allora, vuoi venire o no? Sì, ma perché proprio io? Perché mi sei simpatico! Osti, veramente mi era sfuggito. Ma cosa fai, pelandrone? Ti gigilli? A quest'ora dovresti già essere in fabbrica. In fabbrica? Ma io oggi non devo andare in fabbrica. Amore mio. Cos'è? Non vai in fabbrica. Porca miseria. Già, me l'ho dimenticato di dirglielo. Io oggi devo andare a Porto Ercole, devo uscire con la barca, dovrò star via 8-10 giorni. Ma dai i numeri. Ma come, l'azienda traballa e quello lì va in vacanza. No, guarda papà, una vanno le parti del Gianluca. Eh no, povero cicciolino, perché guarda ultimamente è proprio giù. Guarda, tu nemmeno te le immagini quanto è giù. Chissà, l'aria del mare tonifica e magari ti fa effetto. Bravo tesoruccio, se hai avuto proprio una bella idea. Chissà, se ci facciamo una bella crociera insieme, hai visto mai che succeda qualcosa? Ci facciamo? Ma io mica ti posso portare. Ma perché? Ma è una crociera d'affari, ci sono i giapponesi, i thailandesi, c'è una rappresentanza di idraulici venuta appositamente da Toronto. Siamo tutti uomini. E poi forse parlando si è fatto tardi. E io devo andare via, e io vi farò avere notizie. E io non posso mica prendermi responsabilità, e buongiorno. Tutti uomini? Ma non mi starà mica diventando un po' culatone quello lì? Ciao, Gioia! Ehi, ma non è che in Sardegna? Comandante, faccia sistemare i bagagli. No, bellissima. Ti trovo molto bene. No, quest'anno no. Ah, Guido, sì? Com'è andato a Monte Carlo? Oh, guarda, poteva andare peggio, poteva andare. È sopra i 30 milioni, poi ho perso 80. Ah, a proposito, ti saluta la Lala. Ah, che adorabile. Gianji! Ma chi è? Gianji, hai visto che sono arrivato? È stato un viaggio bestiale, però adesso sono qui. Sono sempre in linea, sempre pronto l'appello. Arrivo, vengo su. Gianji, ma viene anche lui? Ma chi è quel tipo là? Io tutte le volte che vengo qui per... Come va? Tutto a posto? Attenzione a non scottarvi, Luigi dov'è? Ma non lo so, sarà là a posto. Luigi! Luigi! Gianji! Gianji! Ero qui che stavo guardando la barca.
È una barca bellissima, Gianni. Avere una barca così sul Ticino sarebbe il massimo, guarda. Si potrebbe pescare dappertutto, Gianni. Tirare con il mulinello da qui a 50 metri. Tu vai tranquillo, fai quello che devi fare. Fai conto di essere in fabbrica. Mica ti devo spiegare io come si fa. Grazie. Poi ti dirò di più, guarda che sei già a buon punto. Lo sai chi ha fatto colpo o no? Vai tranquillo. Grazie, Gianni. Se pesco una trota gliela regalo. Grazie. Senta lei, in questa zona è meglio pescare con i vermi o con le mosche? Ma non lo so. Perché vede, io avrei una scatola di vermi, buonissimi vermi che non si trovano più da nessuna parte. Guardi, guardi, vede, vede come sono belli questi vermicelli. Guardi, guardi, guardi come si muovono. Ma per carità, ci mancavano solo i vermi, io li odio i vermi. Ma mi scusi, ma come si permette? Io non so. Ma scusi, ma come? Roba da matti. Come i vermi, signorina? Capitano tutti a me, capita. Ma questi non si trovano più da nessuna parte, questi vermi. Questi qua sono cagnotti. Questi vermi sono speciali, questi qua. Esatto! Ragazzi, un attimo di silenzio. Allora, programmino per una serata alla... Ah! E adesso come si fa? Io non posso rimanere qui. Sto agganciando con quella lì? Rimani qua tu, ascolta la radio. Va che oggi come oggi ci sono dei bei programmi, eh? Preferisci fare la pasta e fagioli? Fai la pasta e fagioli! Bella fresca, eh? Magari anche un po' al dente. Quando torniamo la mangiamo. Anche Gianluca? Ostis era accoppiato anche Gianluca. Ah, accoppiato, eh? Comandante, finalmente. Scusi, signora, stavo trasmettendo. Ah, trasmetteva. E poi non l'aspettavo. Lo so che non mi aspettavate, comandante. Lo so benissimo. Lo so. Neanche Gianluca. Nessuno mi aspettava. Grazie, comandante, vada pure. Non ho più bisogno di lei. Vada. Scusi signora, allora lei sarebbe la moglie che mi presenta? Ma non me ne frega niente! Carminati Luigi! Scusi, mi spiace ripetere. Carminati Luigi! Ah, così lei sarebbe il Carminati? Sì, praticamente sì, in pelle e ossa. È stato fantastico! Sì, ma sei andato come un pazzo! Ce l'hai ancora la sbronza? Ce l'ho in pieno, va! Buonasera, dottore! Cosa fai qua tu? Il motoscafo dov'è? Il Carminati solo con mia moglie. Se se l'è fatta, sono fatto! Carminati! Ma che cos'è il Carminati? Carminati, sei un dio, te! Non ti fermare, Carminati! Ah, sì, così! Che forza, Carminati! Comandi. Dai, metticela! Ecco! Bentornato, dottore! Carminati, vigliacco! Ti sei introdotto nella mia vita come una biscia, ma io ti ammazzo! Lasciatemi stare, sono calmo, voglio solo ammazzarlo!
Ti senti meglio, Cicciolino? Me lo dai un bacetto? Dottor Tosi, cosa fa? Mi bacia! Carminati! È un caso clinico quasi da manuale, interessantissimo. Freud lo definisce nevrosi con doppio transfert autopunitivo. Dopo il trauma dello yacht, tutte le persone che gli stanno di fronte, suo genero le identifica con la immagine odiata del Carminati. Buongiorno, dottor Tosi. E le vuole uccidere. Carminati! E questo sarebbe niente, commendatore. La nevrosi di suo genero, a volte, si complica di fenomeni ancora più complessi, fino a spingerlo a vedere il Carminati nella propria immagine, auto-identificandosi con lui. Ma io me la sbatto, la sua nevrosi. Io la pago. E lei deve cercare subito il modo di guarirlo e di riportarmelo in fabbrica. Capito? Sì. Capito? Subito, subito non è mica facile. L'unica soluzione sarebbe forse che suo genero ammazzasse il vero Carminati per liberarsi dalla sua ossessione. Ma lei capisce, commendatore, che questa soluzione non sarebbe possibile. E chi è che l'ha detto che è impossibile? Ma cosa volete da me? Cosa volete da me? Io non c'entro niente! È stata tutta colpa di sua figlia! Silenzio, Carminati! Adesso tu devi andare a chiedere scusa a mio genero! Ma lei, l'ultima volta che l'ho visto, aveva in mano un coltellaccio e voleva uccidere! Vada! Che se tu non gli chiedi scusa, io ti licenzio! Carminati, io ti devo ringraziare. Di che cosa? Tu mi hai fatto conoscere una nuova vita. Sai, dopo lo shock della barca, io ho cominciato a avere delle allucinazioni. Ti vedevo dappertutto. Sai che a momenti mi fai diventare pazzo? Ma ti vedevo nel caffè, nei filtri delle sigarette, nel sole, insomma, dappertutto. Poi la fissa è... Oh, Carminati, diciamocelo chiaramente, le fisse passano. E io sono guarito, sto bene. Io non sono pazzo, Luigi, io lo faccio il pazzo, perché quella vita di merda in fabbrica non la voglio più fare. Citofoni, telefoni, televisori, comunicazioni interne e esterne, attenda prego. No, non la faccio più. E lo dice a me? Ma io piuttosto di andare avanti a vivere in quella gabbia di matti lì, lo faccio io il matto. Loro mi accudiscono e io faccio quello che mi pare. Uè, non devo più fare l'amore con mia moglie, non devo più prendere pastiglie. Ma lo sai chi digeri pasta e fagioli? Insomma, io oggi come oggi ho risolto. Beato lei, io invece sto diventando pazzo per davvero. Da quando è tornato in fabbrica quello lì, il Balestrazzi, io non vivo più. Secondo lui è colpa mia se la fabbrica naviga in cattive acque. Mi ha sbattuto nei reparti più bestiali. Dottore, quello che mi faceva far lei mi sembrava Disneyland. Mi aiuti lei, se vado avanti così io crepo, crepo di disintegrazione. Non mi tira neanche più. Non ti tira più? No. A me invece mi tira, anche senza soldatino. Oh... E l'altro è a rotelle. Eccoli là, scappano i vigliacchi. Ehi, hai visto come li ho sistemati? Adesso sistemo anche te, va. Coi cani? Ti bastano 10 milioni? 10 milioni, grazie. Fin troppo, dottore, grazie. Molto gentile, grazie. Devo toglierti l'IVA però, eh. Vabbè. Ola! Belle gioie! Guardale qua, guarda qua! Che baule che c'è sotto! Ma vediamo però domani!
Vieni con me, che te ne metto io le tette in cassa integrazione. Quando ti stringo a me, ci sono due cose solo che puoi fare. O dici sì, o dici sì. E dopo si vedrà, praticamente resta tutto uguale. O dici no, o di no. A tempo di mazurka precipitevolissimevolmente. Se tu cadi e batti il mente, viene il tuo momento. Balla il rock and roll. Collisi un'altra cosa, triallallallosa. Il ballo fa sudare, triallallallare. Aggrappandoti a Ventosa, a chi ti va? Vuoi proporre qualche cosa, far supporre qualche cosa. Poi se come va, da cosa nasce cosa e chi ce l'ha, ce l'ha. La mazurka è un'altra cosa, indipendentemente come piace a me. Se la testa fa girare, indipendentemente come piace a te. Aggrappandoti a Ventosa, a chi ti va? Vuoi proporre qualche cosa, far supporre qualche cosa. Poi secondo come va, da cosa nasce cosa e chi ce l'ha, ce l'ha. La mazurka è un'altra cosa, indipendentemente come piace a me. Se la testa fa girare, indipendentemente come piace a te. Aggrappandoti a Ventosa, a chi ti va? Puoi proporre qualche cosa, fa supporre qualche cosa. Poi secondo come va, da cosa nasce cosa e chi ce l'ha, ce l'ha. Zam, Zam, abbiamo finito? Sì, porta via il cane, dai.
Buonasera, in primo piano oggi la morte di Vittorio Gassman, un grande protagonista della stagione d'oro della commedia all'italiana e anche uno dei più importanti attori del nostro teatro. A tradirlo è stata una crisi cardiaca, aveva 78 anni, ma colleghiamoci subito con Gianni Maritati. Continua l'omaggio di attori, attrici, registi, ma anche di gente comune, di semplici ammiratori presso la casa Vittorio Gassman, dove è spirato questa notte nel sonno. La casa si trova qui a pochi passi da Piazza del Popolo, in via Brunetti. Ho detto, ecco, tanti omaggi, tante persone sono venute a rendergli l'estremo saluto. Lo vegliano la moglie, Diletta D'Andrea, insieme ai figli, Paola, Alessandro e Jacopo. La quarta figlia, Victoria, sta per arrivare dall'America. Ascoltiamo alcune testimonianze che abbiamo raccolto questa mattina. Sono di Lina Wertmüller, Francesco Rosi e Monica Vitti.